vi avevo promesso che vi avrei parlato della ortica. Ecco qua. Ora io mi avvicino a questa pianta di ortica. Ho il guanto perché? Perché ha una serie di piccoli pruini che non sono simpatici perché praticamente si attaccano alle mani. Quindi è ricoperta tutta da peli urticanti. Ora io me ne colgo. La si può anche estirpare perché è una pianta ubiquitaria, nel senso che è da tutte le parti, per cui sinceramente non se ne spenge la specie, per capirci. Si utilizzano le foglie singole, una per uno, ai buca. Una volta cotte le foglie oppure l'intera pianta e poi con calma a casa fate questa operazione, si mettono in acqua corrente per pulirle, perché queste sono piante all'aperto, possono essere state avvicinate da animali di ogni genere. Una volta che si sono lavate le foglie, le si fanno lessare. Dopo averle lessate, si utilizzano in tante maniere. Le si possono comunque fare da sé, in nome condirle con olio e pepe. Si possono addirittura utilizzare, scusate un attimo, ecco qua, si possono utilizzare e molto apprezzate in cucina, lessate per minestre, ma anche mangiate da sole con condimento normale. Si usa in pesto con ripiene di ravioli, come ripiene di ravioli o come integranti frittati. Lega molto bene con diversi gusti, per cui la fantasia è libera di creare piatti come vogliamo. È comunissima, come vi dicevo, è ubiquitaria, per cui va semplicemente colta la più giovane, quando è più giovane possibile, quando c'è, in poche parole, il gambo è morbido, per cui si può utilizzare anche il gambo oltre che le foglie. Ora io me ne colgo un'altra, ve la faccio vedere. Questa addirittura è in fioritura. Sono piante che arrivano a 1,5 metri e anche di più. Per cui, come vi dicevo, così si può prendere e tirare su un pezzetto di ramo, togliere le foglie, metterle a sciacquare in acqua corrente, dopodiché si fanno lessare e poi le si possono utilizzare, come dicevo, in millanta modi. Buon appetito!